Ciao, io sono Bernardo per techzilla.it. Siamo all'evento LG dove è stato presentato il G5, un dispositivo fantastico. Adesso vi faccio vedere tutte le novità. Finalmente LG G5, partiamo subito dal design. Come vedete, è grossa rivoluzione in casa. LG si passa dai materiali in pelle dell'LG G4 ad una scocca completamente in alluminio. Il primo impatto è sicuramente gradevole. Qui c'è un diamond cut che corre su tutto il dispositivo. L'alluminio è abbastanza satinato, ma il grosso del design si trova sul retro. Abbiamo un sensore di impronte digitali che tra l'altro funziona come tasto di accensione, quindi in pratica va premuto. Sempre sul retro troviamo una fotocamera, un modulo fotocamera di cui vi parlerò tra poco, ed è davvero molto molto completo, perché come vedete ci sono ben due moduli. Su questo lato in pratica abbiamo una pulizia estrema, c'è solo lo slot per poter inserire le SIM e la micro SD, mentre su questo lato c'è il bilanciere del volume. Questo è un piccolo tasto che serve poi per rimuovere tutta questa zona inferiore, che consentirà di aggiungere vari moduli e personalizzare LG G5. Sulla parte frontale invece troviamo un display enorme. Come vedete c'è una piccola stondatura che rende LG G5 estremamente gradevole da osservare, e devo dire che dalle prime impressioni anche la presa è molto molto confortevole. Non scivola, le dimensioni sono quelle giuste, c'è un display da 5.3 pollici. Sicuramente dal punto di vista estetico LG ha finalmente compiuto un passo in avanti importante, sia dal punto di vista del design ma anche dal punto di vista dell'innovazione. Non avevamo ancora visto uno smartphone capace di smontare un vero e proprio pezzo per espandere le sue funzionalità. Ok, ora è turno delle specifiche. Abbiamo un display da 5.3 pollici 2K Quantum, doppia fotocamera posteriore da 16 e 8 megapixel, mentre la fotocamera frontale è da 8 megapixel. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 820, abbiamo ben 4 GB di RAM, 32 GB di memoria interna espandibile, ed abbiamo una batteria da 2800 mAh. Per concludere, sensore di impronte digitali e USB Type-C. Ok, ora parliamo di software. Come vedete l'interfaccia di LG è notevolmente cambiata, non c'è più il classico drawer che raccoglieva tutte le nostre applicazioni, ma il sistema è ovviamente basato su Android 6.0 Marshmallow. Ve lo faccio vedere subito, e cerchiamo anche il classico easter egg. Vi faccio vedere come l'interfaccia è leggermente più stocchi, i colori sono molto più tenui, abbiamo un bianco predominante per la barra delle notifiche. Il dialer telefonico ora è molto più comodo, molto più pulito, e anche il task manager sembra scorrere in maniera decisamente fluida, mentre l'applicazione dei messaggi, come vedete, richiama uno stile assolutamente stock, con anche il floating button per aggiungere dei nuovi messaggi. Assolutamente LG ha tenuto in considerazione della produttività di ogni persona, con un calendario che diventa ancora più completo, con la possibilità di visualizzazione varia e di aggiungere vari eventi in maniera molto molto rapida. Anche l'orologio, come vedete, è stato ridisegnato. In generale tutta l'interfaccia di LG è stata pulita, è stata resa più veloce. L'unica assenza è ovviamente quella dell'app drawer, ma come sappiamo in Android è molto semplice cambiare launcher. Il primo impatto del display è sicuramente positivo, abbiamo un 5.3 pollici, quindi mantiene delle dimensioni tutto sommate contenute, la portabilità è comunque buona, ma una risoluzione altissima, è 2K, quindi abbiamo una densità di pixel assolutamente importante, abbiamo una riproduzione dei colori molto molto fedele, ma non sono troppo sparati. L'impatto è quello di un bianco davvero pulito, dei neri molto profondi, e in generale un display naturale, ma che si fa apprezzare proprio per la sua semplicità. Non ci sono colori troppo sparati come magari un AMOLED, abbiamo un Quantum display, quindi la calibrazione cromatica è sicuramente positiva. Come vi ho detto prima, la fotocamera è da 16 megapixel, c'è un secondo modulo da 8 megapixel e serve fondamentalmente per catturare una porzione di immagine notevolmente maggiore. Come osservate, la velocità di scatto è molto molto rapida, ma se attivo la modalità doppia fotocamera io riesco a catturare un'immagine molto spettacolare, ed è sicuramente una novità importante in ambito smartphone. LG ha molto anche la sua interfaccia, abbiamo la possibilità di controlli manuali settando l'ISO, la velocità di scatto, la messa a fuoco e anche il bilanciamento del bianco. Per quanto riguarda la fotocamera frontale, anche in questo caso abbiamo davvero un effetto molto molto importante, c'è un buon grandangolo ora qui, oltre dispositivo davvero molto vicino alla mia faccia, e devo dire che l'effetto è notevolmente piacevole.
grossa novità di LG G5 è assolutamente questo. Non sto rompendo l'LG G5, ma è il suo modulo estraibile. Abbiamo una batteria da 2800 mAh che dovrebbe garantire comunque una giornata di utilizzo, ma la novità è che questo modulo può essere utilizzato per espandere le funzionalità di LG G5. Come vedete possiamo inserire uno speaker per riprodurre la musica ad un volume nettamente maggiore, possiamo inserire alcuni moduli per la fotocamera ed anche alcuni elementi che consentiranno ad LG G5 di avere un numero di funzionalità davvero invidiabili. La feature è sicuramente interessante, per la prima volta abbiamo visto un qualcosa del genere su smartphone, e come vedete anche l'avvio del dispositivo sembra essere abbastanza veloce da quando la batteria viene riattaccata al dispositivo. Bene, queste erano le prime impressioni su LG G5. Vi ricordo di andare su techzilla.it dove trovate tutti gli approfondimenti. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace oppure semplicemente un commento. Ciao e alla prossima!